Buongiorno Fagnano, eccoci col video di informazione dell'amministrazione comunale del venerdì. Come già nel video scorso avevo annunciato, da lunedì gli uffici della Polizia Locale saranno nei nuovi locali di Vicolo Sereni. Mi verrebbe dire che ci siamo finalmente, è attivo il nuovo comando della Polizia Locale. È in corso in questi giorni anche il ripristino delle asfaltature dei lavori della fibra ottica e anche qui ci siamo. Una precisazione ci tengo a dire, perché mi è capitato di leggere questa cosa: i lavori della fibra ottica e i lavori dell'energia elettrica sul nostro territorio, quindi i tagli strada di quel genere, non sono lavori finanziati dall'amministrazione comunale o non sono lavori del comune di Fagnano Lona. L'unica cosa che il comune di Fagnano Lona fa è quella di dare le autorizzazioni, che tra, peraltro sono obbligatorie, appunto per il taglio strada. Se i lavori sono fatti male è proprio colpa purtroppo di queste aziende che hanno appaltato i lavori, ma che finalmente, oserei dire perché è passato un anno da quando sono iniziate queste opere, stanno incominciando a mettere fine, chiudendo definitivamente con l'asfalto i tagli. La notizia, che però è quella che avevo già dato la settimana scorsa, è che questi tagli riprenderanno, perché i lavori della posa della fibra ottica non sono finiti, come molto probabilmente non sono finiti i lavori di posa sottoterra dei cavi elettrici. Credo che fino al 2026, con il finanziamento del PNRR, questi lavori strada su strada proseguiranno. Dobbiamo portare pazienza e vigilare che i lavori vengano fatti al meglio e che le strade possano tornare migliori rispetto a come esse vengono lasciate, in modo che anche tutti i cittadini, le auto, le biciclette e i pedoni possano percorrerle in sicurezza. Veniamo agli eventi del fine settimana. Sono due: uno l'avevo già appunto anticipato la settimana scorsa, che oggi alle ore 15 presso il Nido delle Rondini, il centro diurno per anziani che si trova in via Don Minzoni, l'associazione 2L in collaborazione con il Circolo Alpa propone esperienze di donne dal titolo Tre donne a confronto. Mentre domani alle ore 18 nella sala Camino all'interno del Castello Visconteo prosegue la rassegna del caffè con l'autore. L'autore è Andrea Galli e propone la grammatica delle macerie. Non mi resta altro da aggiungere, vi auguro un buon fine settimana, un buon inizio settimana nuova e al prossimo video. Grazie a tutti.